Il digitale ci consente di trasformare l'effimero, l'aleatorio, che può avvenire in un'aula, in una stanza, in una sala congressi, trasformarlo in un documento. Quale sarà l'utilizzo? Non lo so, magari lo pubblicheremo sul sito, lo renderemo pubblico per una fruizione più ampia, quindi benvenuto anche a chi ne fruirà in asincrono, come si usa dire ormai. E questo è il secondo incontro del ciclo che abbiamo intitolato pretenziosamente e anche un po' fittiziamente Fare cose senza le parole, perché senza le parole l'umanità sarebbe rimasta più o meno a 60.000 anni fa o qualcosa del genere, quindi la parola è sempre indispensabile per aiutarci a trasformare, come amo dire io, il vissuto in esperienza, l'immaginazione intesa come volo pindarico del poeta in un oggetto sociale che possa essere condivisibile, una pratica a diventare un possibile modello, una possibile base sulla quale costruire, e di pratiche e di pensieri che pensano coloro che praticano queste pratiche. Parleremo oggi della pratica in questione della musicoterapia, fare cose senza le parole, uno sguardo sulle cosiddette terapie espressive, la creative expression. Quindi l'uso di linguaggi artistici, creativi, la generatività del mediatore non verbale inteso come mediatore di narrazione, di autoespressione, di costruzione di un senso che possa essere evocativo, non analitico, non descrittivo, in tutto questo, ecco, come strumenti a servizio di relazioni di cura, relazioni d'aiuto, relazioni asimmetriche, dove c'è qualcuno a cui la società dice occupatene tu, prenditi in carico uno stato di disagio, di sofferenza, di difformità rispetto alla norma. È successo qualcosa. Non sono più la persona che ero ieri, che ero un anno fa. Qualcosa nella mia identità è cambiata, qualcosa nella mia identità ha bisogno di cura, di manutenzione, di aggiustamenti. Esco, scendo, come avrebbe detto De Martino, dal treno della storia, la storia quella alla De Gregori, no? La storia siamo noi. La storia del quotidiano, della costellazione di attachment identitari che fanno di te la persona che sei, il lavoro che fai, il background che hai, il quotidiano che la storia con la S minuscola. Scendi da quel treno, un professionista della relazione d'aiuto, una relazione asimmetrica, in ragione di un sapere, di abilità, di competenze che si presume detiene, spesso sancite da rituali di passaggio come superare un esame, ottenere un'abilitazione. Allora diventi qualcuno che è custode di una soglia, quella soglia la varca quella persona che è uscita dalla storia per intraprendere un percorso di aiuto, di cura. Se tutto va bene, quel percorso restituisce alla storia la stessa persona con un'identità un po' cambiata, un po' aggiornata, un po' rinnovata, senza, se sarà fortuna quella di risalire sul treno della storia. Sarà in un altro vagone, con un altro posto, con un'altra identità. Cancer free, sì, ancora diagnosticato con demenza, ma capace di sostenere interazioni comunicative, di senso compiuto con un'altra persona, eccetera, eccetera. ADHD, ma capace di sviluppare tempi di attenzione che la diagnosi di per sé, aveva, problematizzato, aveva posto come problema. E allora, oggi parliamo di musicoterapia, la volta scorsa era l'11 maggio, abbiamo parlato di arte terapia. A dare una cornice ancora più ampia, e ho finito, dove era la parola Paolo. È questo programma di eventi che abbiamo chiamato Arti e Periferie, quindi qui abbiamo una duplice periferia, un'accezione molto particolare, molto marginale delle arti, dei linguaggi artistici, l'accezione delle terapie espressive cosiddette, e le categorie che più spesso usufruiscono e sono protagoniste di queste forme di cura, spesso categorie marginali nella piramide sociale, l'anziano, la puerpera, no? Medicalizzata, in qualche modo relegata a territorio di procedure, di prese in carico, di standard, eccetera, eccetera. Il bambino, l'adolescente, in qualche modo che sta esperendo forme di disagio,
primato psichiatrico, la persona con disagio psichico, la persona con dipendenza. Quindi figure, fasce, tagli della piramide sociale che non sono assolutamente al vertice. Quindi anche questa è periferia, anche questa è marginalità. E ci interroghiamo su che cosa è musicoterapia, che cosa può significare in un tempo troppo breve per sperare di essere esaustivi, ma gettare magari qualche sverniciata, qualche luce, qualche nota di campo. Il nostro esperto, il nostro gatekeeper, storico del cancello, o il nativo, il primitivo, il detentore di questa cultura sulla quale ci affacciamo con curiosità, è Paolo Caneva, esperto musicoterapeuta, formatore, docente. Lascio a te la parola, non abbiamo concordato nulla di preciso. Questo non abbiamo concordato nulla, quindi si apre un campo più finito di possibilità. Ci proviamo. Non so chi ho di fronte qui in aula, non so chi c'è ad ascoltarci, ci sono persone amanti della musica, curiose della musicoterapia, colleghi della musicoterapia, persone che magari hanno sentito qualcosa o letto qualcosa su questa disciplina, su questa pratica. Quindi diventa ancora più difficile per me trovare un modo per cominciare. Quindi comincio tutto qualcosa, poi in base alle facce che fate, aggiusto il tiro, perché se quello che sto dicendo è troppo largo, troppo specifico. Ci sono tanti modi di fare musicoterapia, ci sono tante musicoterapie. Questo è il presupposto iniziale, altrimenti poi se non mettiamo questa prima cosa all'inizio di tutto, diventa proprio una valanga che non riusciamo a fare. Quindi l'unica cosa che posso fare è raccontarti, parlarvi del mio pezzettino rispetto alla musicoterapia, quello che penso sia la scelta che ho fatto, sapendo già che qualsiasi cosa dirò andrà a delimitare idee che avete nella testa che possono rappresentare altre musicoterapie, che non per questo sono meno vere di quello che ho detto. Quindi, fatta questa premessa, sentirete il pezzettino di Paolo. Qual è il mio pezzettino? È un pezzettino che si incornicia dentro una visione della musicoterapia cosiddetta musicocentrata. Quindi una musicoterapia fatta da qualcuno che porta esperienze concrete, ma esperienze dove le persone che fanno parte di quell'esperienza prendono parte in prima persona con le possibilità a loro disposizione a livello funzionale di partecipare all'atto musicale. Il livello zero di questa partecipazione, quindi anche l'ascolto è una musicoterapia musicocentrata, ma è il livello più basso. Quello a cui si punta è un livello dove la persona batte su uno strumento, pizzica una corda, e mette un suono, fa un movimento, si muove a tempo, scrive il testo di una canzone. Cioè, i livelli sono tantissimi. Quello che noi proviamo a fare è facilitare questo accesso partecipativo. Insieme a questa cornice, l'altra caratteristica che da tanti anni seguo è quella che si definisce community music. Quindi è un'esperienza che non viene fatta all'interno di una piccola stanza, all'interno di uno terapeutico, ci saranno questi più famosi di me, o un ambulatorio. È una musicoterapia che magari parte sì da un contesto ristretto, ma solo come partenza, si preoccupa di sviluppare progressivamente per quella persona con cui abbiamo iniziato il percorso, per il contesto allargato in cui quella persona è inserita, ancora una volta delle opportunità di inclusione, integrazione e partecipazione. Per farvi un esempio, io lavoro in una SEA, in quel di Castiglione delle Stiviere, è ancora Lombardia, ma in fondo vicino al Veneto, perché sono veronese, anche se da poco vivo qui a Milano. Ma continuo a lavorare là perché in anno ancora non mi conosce nessuno, quindi è abbastanza tempo la città accogliermi e sapere che esisto.
Quindi mantengo le situazioni della cultura tutto fine e a Castiglione di Stiviene c'è questa residenza sanitaria assistita divisa a piani con molte residenze, quindi c'è un piano dedicato alle persone autonome che vengono dimesse dall'ospedale ma che non possono stare in abitazione, c'è il nuovo piano per i pazienti con problematiche psichiatriche, un altro piano per i pazienti con problematiche naturalmente legate al vecchiamento senza patologia, e poi c'è l'ultimo piano dedicato alle persone con qualche tipo di demenza. Il mio fare musicoterapia lì ovviamente prevede diverse forme miste, di gruppi in base alle possibilità funzionali delle persone con cui mi interfaccio. Capita anche che vado in alcune stanze, persone che non possono uscire, ma tutto il mio fare è comunque teso a far sì che qualcuno dall'esterno entri o che qualcuno di quell'interno esca. Capite? Cioè usare la musica, le attività musicali, le esperienze per creare delle occasioni dove chi sta dentro la casa di riposo, RSA, fa musica. E questo fare musica diventa una piazza dove ci si incontra con chi è. O chi è fuori viene per fare musica e quell'occasione diventa un'opportunità di coniugarci con qualcuno che altrimenti non è per l'interno. Senza questo respiro interno-esterno, la community musicale ripeto. Un pezzettino del mondo della musicoterapia. Ci sono mille altri modi, mille altre tecniche, modelli di riferimento, frame teorici che giustificano. Ma quello che faccio io non è facilissimo portare avanti questo modello di terapia, perché il nostro paese è un paese con una tradizione diversa rispetto a. Noi siamo storicamente figli, dagli anni Ottanta, di un modello di psicoterapia cosiddetto convenzionale, non è solo italiano, è tutto il resto del mondo, dove questa disciplina e questa pratica, provano ad avvicinarsi il più possibile alle terapie già esistenti, nello specifico delle psicoterapie, e quindi prendono dalle psicoterapie i modelli, le tecniche, le pratiche, le procedure per poi agire concretamente. E questa è la realtà. Se io faccio nomi per chi è musicoterapeuta come quella di Stacchini, Manarolo, Scardovelli, sono tutti psicoterapeuti che hanno abitato i primi anni dove la musicoterapia è germinata in Italia, quindi i primi insegnanti della mia generazione erano tutti psichiatri, psicoterapeuti e molti di questi anche psicanalisti. Questo è il background a cui arriviamo. Già il fatto di ipotizzare un modello cognitivo comportamentale, quindi una musicoterapia che si ispira a un'altra cornice di riferimento, forse una È troppo tecnico? no, Ok. il fatto di, come dire, rinunciare a usare la musica come elemento scatenante emozioni dinamiche per poi restituire un'interpretazione, ma usare la musica come grilletto, trigger per attivare degli esercizi riabilitativi tipo cognitivo, onesto, attivo, temporale. Già questo è l'inizio di una discussione americana. Questi giovani che guardano tutte queste cose moderne. Immaginate poi arrivare a parlare di. Diciamo che io rappresento un po' l'estremo che penso possa essere.
tutto, perché un'altra delle cose che si è che le persone che fanno musicoterapia arrivano alla musicoterapia e quindi quello che faranno sarà completamente diverso, nel senso la mia formazione e poi ovviamente mi sono formato in studi accademici, ma la mia preistoria è pianistica, chitarristica, vocale. Molte persone arrivano alla musicoterapia con la preistoria clinica, era la psicologia, discipline, fanno lo stesso percorso. Cioè, fino ad oggi la formazione prevede che tu accedi a un contesto formativo a prescindere da che cosa hai fatto. Capite che questa cosa è meravigliosa perché permette di contare con persone da esperienze diverse, ti arricchisce, ma dal punto di vista professionale crea, una volta che esci da quella situazione, una sorta di disorientamento, perché emergono le esperienze precedenti. Quindi io sì, sono un psicoterapeuta, siccome la psicoterapia è poco conosciuta, l'affianco a quello che c'ho prima, e se quello che c'ho prima è più famoso di quello che hai tu, lavoro più di te, detto così. E al fine, al di là del fatto puramente teorico, la musicoterapia diventa anche un aspetto professionale e qualcuno prova a viverci con questa cosa qui. E succede un po' questo. Allora, c'è tutto questo meraviglioso di esperienze e per stare dentro questa disciplina bisogna stare in equilibrio, cioè accettare questa variabile, credo che sia la caratteristica più bella. Posso, non ce lo siamo detti, ma uso questa interlocuzione che tu mi consenti. Scusami, intanto per una mozione d'ordine, se teniamo il microfono non troppo davanti, uno ci costringe involontariamente ad alzare un po' di più la voce e allora anche da casa sentono meglio, e proprio anche l'oggetto, non stando troppo davanti, consente al cono vocale, perché no, occuparsi di suoni e di musica significa anche avere l'orecchio per certi dettagli e a volte, quindi, però già che in qualche modo interrotto, è per valorizzare quello che si sta dicendo Paolo, no? Già, anche solo questo termine che a molti di noi sta stretto, sta scomodo, musicoterapia, magari se avessimo potuto scegliercelo magari l'avremmo coniato leggermente diverso, ma ormai più di un secolo di letteratura, proprio la cosiddetta musicoterapia è la prima a legittimarsi nel novero delle terapie complementari, discipline complementari, alleate della medicina, la Salpêtrière, l'ospedale psichiatrico di Parigi, è proprio la prima a strutturarsi in termini istituzionali, di metodologie, di metodiche, di standard formativi, di imbricazione o incardinamento con le pratiche di una certa medicina o di certe medicine. E però musicoterapia, no? Questo binomio nel quale, no, Paolo ci dice è complicato costruire equilibri, anche perché cosa significa terapia, ok? Cosa significa musica, no? Quindi scusami, è che mi sono permesso, ma era talmente pertinente questa cosa che dicevi che non ho voluto così lasciartela sverniciare. Non lo so dove potrei andare avanti in questa discussione. Sicuramente cosa sia terapia, che cosa sia musica è una delle grandi domande che ci facciamo, perché è come se la disciplina che noi frequentiamo, questa musicoterapia, davvero rappresenta una periferia, tornando al titolo di questi incontri. Perché per i musicisti, quelli che fanno carriera, 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 chi fa musicoterapia è musicante. Per i clinici, quelli che fanno carriera, carriera, chi fa musicoterapia è un principiante. Capite? Cioè siamo in questa terra di mezzo che è veramente una periferia, dove a nord, anzi hai due nord, il nord della medicina ufficiale, della terapia ufficiale, che ti guardano quanto ti sei,
E hai in ordine dei musicisti che dicono: ma tu chi sei? Non sei neanche un musicista vero, perché se fossi un musicista vero faresti un concertista, non faresti un duca. Quindi questa è la posizione dove abitiamo, ed è una posizione che fa crescere dal punto di vista della festa, come tutte le posizioni dove c'è movimento, che non fa in tempo a stare seduto in qualcosa che è riconosciuto e codificato da tutti. Sei costantemente chiamato e interrogato a dire al mondo chi sei. Ma siccome tu cresci, quello che andava bene qualche anno prima, quando ti descrivevi, non fa più bene, perché tu tutti i giorni ti reinventi una descrizione di te, del tuo lavoro e di quello che fai, che si sintonizza con ciò che hai imparato ad essere dopo giorni che hai vissuto e anni che hai vissuto, ma che si sintonizza ogni volta anche con le persone che ti chiedono se. Perché se io devo parlare con una mamma che mi sta chiedendo se può portare il suo bambino a fare muscoterapia da me, e mi chiede cosa fai, che cos'è, funziona, queste sono le domande, funziona. Vi chiedo di avvicinarvi, perché mi scrivono che forse è una questione di distanza, perché è vero che io comunque ho un mezzo metro più vicino al microfono. Perché loro, scusate, perché loro non sentono da qui, non sentono da là. Non benissimo, sì, sentono da là. Dalla colonia. Scusami. Quindi, no. Quindi dicevo, ogni volta che siamo invitati a ridefinirci, dobbiamo tenere presente dove siamo rispetto alla linea della nostra vita, quindi quanto abbiamo vissuto, quanto abbiamo imparato rispetto a noi, a ciò che facciamo, e la persona che abbiamo di fronte. Quindi la definizione cambia costantemente, ovvio. Io ho nella mia testa una definizione di musicoterapia macroscopica, che prendo, che modifico da Kenneth Brusha, che è questo grande studioso americano. Perché lui dice una cosa molto bella, quando definisce la musicoterapia come un processo di intervento dove due persone, in questo caso il musicoterapeuta e la persona che accede a questo servizio, si incontrano all'interno di esperienze musicali. Questa cosa a me ha sempre affascinato, cioè questa definizione specifica di esperienze musicali, non dice musica, dice esperienze musicali. E lì si apre un burrone, perché quando diciamo musica, ognuno di noi nella sua immaginazione accende un'immagine, per esempio cantare, ascoltare, ballare, una sua propria. Ma quasi sempre quell'immagine è un'immagine dove io assisto a qualcuno che canta, che balla, che suona. Mentre la parola, il termine esperienza, mi trascina con molta più forza dentro a una situazione partecipata, cioè dove io sono lì insieme a, e credo che lì sia, non lo dico io per primo, se l'hanno detto in tanti, l'aspetto relazionale è l'aspetto che contraddistingue. Sto urlando sempre di più, non so se da casa ci sentono. Sì, dicono, sì, okay. Ci danno dei feedback positivi. Okay. Scusami. No, ma è giusto, perché altrimenti non ha senso che ci siano questi signori. E l'aspetto relazionale è l'aspetto fondamentale, forse è la costante. Se non c'è una relazione tra la persona che propone la musicoterapia e la persona che riceve la musicoterapia, probabilmente quello che accade è una cosa molto bella, ma non la chiamiamo musicoterapia. Sì, alcuni la chiamano per esempio music and medicine, dove non è prevista la figura di un mediatore umano che accompagna un processo nel quale da qualche parte c'è il detentore di quel sapere, di quelle metodiche, di quella conoscenza anche musicale, repertoriale, performativa, saperci fare, ancorché musicante, ok? Quanto più ci sai fare, più aumentano le tue chance di combinare qualcosa di significativo, di impactful, anche se poi subito il rischio di sfociare nel performativismo, in una forma di narcisismo per cui non sono al servizio di un processo che usa il mediatore sonoro musicale per far succedere una cosa buona per le persone che sono qui con me, ma sto dando sfoggio di un mio tecnicismo, quindi anche lì
l'equilibrio, no? Assolutamente. Ma non so se questa è una cosa che avviene anche ad altri tipi di terapeuti con saperi più strutturati, no? Il fatto di rischiare di anteporre delle proprie performatività, non lo so, E dall'altra, no, la domanda a cui queste considerazioni di Paolo impostano una possibile risposta, che è la domanda: che cosa cura in musicoterapia? La relazione? È la relazione ad essere al centro? O è lo stimolo sonoro musicale? In fondo, un suono è capace di svegliarti, a volte anche dal coma. Quindi non si può sottovalutare. Quello che, ecco, molto sottovoce, chiamo il potere che a volte può avere un certo tipo di stimoli, okay? Che è un potere non presidiato dalla conoscenza scientifica, ne sappiamo ancora troppo poco, okay? Ovviamente c'è bisogno di sviluppi tecnologici, no? A livello di neuroimaging, no? Non per fotografare solo le zone attivate, ma cosa avviene tra sinapsi, magari, no? Ma poi le sinapsi diventano una metafora. Qua prendo a prestito il modello, che è il modello di Paolo, che è un modello sistemico. Le sinapsi interessanti sono quelle appunto tra il. La sua vita quotidiana. Facevo prima l'esempio del tempo di attenzione di un bambino con ADHD, di un ragazzo con in qualche modo questa etichetta nosografica, questo attachment diagnostico per cui ADHD, sindrome, disturbo, no, de deficit, no, da disturbo dell'attenzione e da iperattività. Ok, però, mi sembra che tu stai a. Sono 7 minuti e hai ascoltato tutto il brano, l'hai ascoltato tutto. E proprio tu che mi dicevi: ah, io sono fatto così, ormai non ce la faccio, non riesco a stare attento. Cioè, proprio tu, mi pare che sei stato, l'hai ascoltato tutto, 7 minuti così appiccicato. Fine della seduta. Quindi non so in questo che cosa ha curato. Era il brano che funzionava, o a curare sono state le mie parole, il mio essere lì accanto e poter dire quella frase che inchioda. No? Qualcosa che è veramente accaduto e riesco a farlo vedere in un attimo di illuminazione al mio piede. Non lo so. Tantissime suggestioni, entrambi una cucina, così provo a cominciare con un piacere da una delle ultime, Paolo, che appunto scrivi la tua disciplina come confinante con due modi, no? Uno dei quali è il sapere meglio. Ecco. Probabilmente la mia disciplina interna al sapere medico sta al sud, quell'insieme che sta tutto invece al nord. Allora, questa cosa, battute pseudo-geografiche, in realtà io sento molte assonanze. Per esempio, ho fatto lezione, di corso che devo fare, me ne tocca fare uno anche lo studiare, che devo strutturare, sono proprio appassionato della tuttavia, tanti anni ho fatto felicità e loro interesse, e uno dei cavalli di battaglia che sono gli odontoiatri è Perfino. il modello di malattia. Modello. Perché il modello di malattia ha molto a che fare con il concetto di cos'è la terapia. Però è inutile che ce la raccontiamo. Mi piace, sono Paolo di Verno, poi posso anche complesso per la. Ho attraversato anche la fine di anni 80, ovviamente,
storia d'Apollo, che diventano tattico da Paolo, l'ultimo manicomio latino, no? Io conobbi la musicoterapia ad Apollo, o qualcosa che mi venne da giovane studente sperimentale. Poi l'ho abbandonata, allora perché la vita ci porta in luoghi geografici e città di interesse molto variati, e vabbè. Però per non divagare troppo, la malattia mentale, è difficile immaginare che segua un modello di malattia, per esempio, come quella delle malattie infettive, dove stare sulla base ormai sulla zona, dove c'è una causa, la fisiologia, segue la, quello che noi chiamiamo la fisiopatologia, cioè man mano c'è una modificazione patologica di organi e sistemi, segue una serie di sintomi o segni che il clinico osserva e gli consentono di porre diagnosi. Nel momento in cui fai la diagnosi, se il tuo percorso logico, che ho descritto, è abbastanza chiaro, hai la fortuna di avere un trattamento che è incisivo, auspicabilmente risolutivo sulla causa. Ecco, la malattia mentale non serve. Noi, se non di un paio, non conosciamo la causa. Abbiamo delle suggestioni, quelle che possono essere alterazioni fisiopatologiche. Siamo abbastanza bravi, che ci è rimasto solo quello, sui segni e sintomi. Siamo molto descrittivi, analitici, e poi curiamo. Allora, gli inglesi dicono trattiamo. Lettera italiana non è bello il trattamento, treatment probabilmente fa un po' meglio. Però non possiamo, se è vero come è vero, che questo è lo statuto della mia disciplina, dire che curiamo. Noi trattiamo. A volte quelli che voglio darsi un nome dicono che noi medichiamo, castigiamo. Però, allora, se questa cosa è vera, che il modello mentale a cui dobbiamo rifarci è probabilmente questo, se è vero che noi non curiamo ma trattiamo, è vero che probabilmente guarigione, noi comunque dobbiamo conservare, abbiamo tanti doveri nei confronti dei nostri pazienti, anche quello di conservare la speranza, aiutarli a conservare la speranza. Allora, probabilmente la guarigione è fatta di elementi che hanno a che fare con tutta la sfera. Non è qui la sede, sicuramente, ma noi parliamo di recovery, tu deliri, sei abbastanza soggettivamente, come dire, hai una quota di benessere soddisfacente, anche se deliri. Un parolone, però noi possiamo, secondo me, anche questo dovrei parlare di felicità, parlare di piacere e perfino di felicità. E questo che è dentro un concetto di recovery e di guarigione, quel modello, non quello delle malattie infettive. Lo sento molto
piacere soggettivo per esperienza musicale. Io credo che si possa dire che la musica sia una delle esperienze attraverso cui la felicità è veicolata. Non so, potrebbe stare se c'è una schiava di felicità. Chiaro, sono strano. E penso, per esempio, che i punti di vista della scuola, certo, veicolo, la musica è un veicolo di un'operazione significativa. Ma aggiungo, l'ascolto comune è una delle forme più basilari, ma non per questo meno preziose, di sviluppare un senso di appartenenza a un gruppo che, se stiamo a concetto di guarigione come benessere soggettivo, l'appartenere a un gruppo è nostra esperienza comune, forte di benessere. La solitudine non è fonte di benessere. Allora, mi piace molto, confesso, andato a studiare poco, non ho tanto tempo ieri sera, e mi sono positivamente stupito di vedere come, per esempio, noi stiamo un po' venendo fuori. Comunque, abbiamo attraversato 20-30 anni di greccatura sull'evidence-based, che è stato un grande passo avanti. Il grosso della mia posizione scientifica è in ambito epidemiologico, per cui avevo i numeri, non ce la raccontiamo, e l'IBM e i numeri. Evidence based ci ha portato a allontanarci dall'arbitrio, passo avanti. Però, come tutte le innovazioni, si è persa dei pezzi, e si è persa i pezzi della personalizzazione. Li stiamo recuperando, siamo su quella strada lì. Però, se stiamo alle basi solide dell'IBM, visto con grande piacere, che c'è una Cochrane Review, per chi ha passione di queste cose, Archibald Cochrane, il padre del Space, aggiornata al 2017, qui, anche di recente, che raccoglie tutti i certi tipi di esperienza nei tecnicismi della metodologia della ricerca, concreta, però il senso è che il mainstream della scienza accoglie e riconosce, anche secondo i propri criteri, l'efficacia, perché di questo si sta parlando, di varie forme di musicoterapia. E questa, dire, io non sono sicuro, un altro ricordo con simpatia, che sia una notizia che fa felice tutti i musicoterapeuti, non ne sono sicuro. Però, d'altra parte, io vedo in questo una grande opportunità per la disciplina per entrare dalla porta principale in un ambito già ben consolidato, ma mi sento di dire con ampi margini di ulteriore sviluppo, che è, come dire, è quello della salute, quello della salute, è quello della sanità,
un'altra cosa dalla salute, è quella delle policies, è un'altra cosa dalle politics. Adesso noi siamo in un paio d'anni che siamo in corso di riforma, non so per quanti anni ancora lo saremo. Io penso di andare in pensione sempre riformando, cioè, o subendo riforme. Però tra le tante innovazioni, almeno dichiarate, che questa ondata di riforme, in particolare la Regione Lombardia, propone, accanto alla telemedicina, che tutti ne parlano, mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, però l'altro pezzo di attendiamo alla prova di innovazione proposta è appunto quello di finalmente affidarsi a terapie di provata e consolidata efficacia dal punto di vista scientifico e non solo in termini di singola esperienza clinica, ma di organizzazione del sistema sanitario. Per cui di questi tempi forse si potrebbe riflettere su tanti aspetti, sulla accettabilità di una forma terapeutica come l'altra terapia. Prima non leggo la privacy di nessuno. C'è una battuta con le persone presenti. Il mio anziano padre che ha una grave forma di demenza, non so se in base all'Alzheimer o particolare, poco importa, quando è molto agitato con la musica si quieta. E io gli ho fatto la fruttuosa battuta, che fa anche molto meno male di un Tavofen, che è uno psicofarmaco molto pesante. E dunque l'accettabilità dell'utenza, la prima dimensione. Anche l'aspetto economico, a cui adesso siamo dotati dai soldi. Stanno arrivando addosso valanghe di soldi, quando poi li paga mio figlio, suo figlio, i suoi figli. Però, dura poco, torneremo a dover risparmiare. A dover fare i conti. Per esempio, terra. Questo effetto, un approccio come la musicoterapia, io credo che col suo tasso tecnologico relativo, tecnologico, non professionale, e dunque i costi limitati dal punto di vista degli apparati, possa ben figurare rispetto invece a pseudo-innovazione che vengono proposte che non sono proprio lo stesso. Poi tante cose potremmo dirlo, per adesso mi fermerei su questo. Posso così alimentare questa, l'avevamo pensata come una chiacchierata, come un dialogo, giro un pochino perché ho avvicinato, perché io mi sono allontanato. Sì, quindi allora adesso giro così. Anche gli psichiatri hanno, oltre che un'anima, mi pare di poter dire, se mi consenti, anche un inconscio. Mi sembra un assist molto interessante quello sul non so se tutti i musicoterapeuti siano contenti della crescente legittimazione medico-scientifica di un numero crescente di approcci, di metodiche, di tecniche che in quella che è la tecno-tratinologica della validazione medico-scientifica dei meccanismi di efficacia di un determinato rimedio, di un determinato dispositivo di cura, significa identificare descrittivamente in modo puntuale e massimamente circoscritto il caso, la patologia, il tipo di intervento per poterne in qualche modo determinare con criteri logico-quantitativi l'efficacia e quindi è un lavoro dal basso, no? Quello che può portare determinate musicoterapie, dal basso nel senso che è fatto di puntiformi, casi
ritagliati intorno a specifiche manifestazioni, specifiche patologie con specifiche forme di intervento, e quindi è empirico e quindi estremamente graduale e lento. In un assetto teorico decontestualizzato dall'oggi, da quello che sono i contesti storici di pratica delle musicoterapie, di tutte le terapie espressive da una parte, e proprio anche di possibilità di svolgere ricerca su queste pratiche, no? Se la riflessione fosse avulsa dal contesto storico, geografico, economico che viviamo, sarebbe possibile dire ottimisticamente che oggi i saperi ibridi, interdisciplinari, a metà strada tra tanti nord, come diceva Paolo, di cui le comunità dei musicoterapeuti sono portatori, consentirebbero di evitare quel processo che raccontavi, al quale accennavi prima, Giuseppe, cioè il processo del perdersi dei pezzetti. Cioè, la dico in sintesi, no? Una ascrizione, una assunzione di un numero crescente di tecniche e di modalità di intervento musicoterapeutico dal punto di vista della loro validazione medico-scientifica, è un processo che, per quelli che sono i saperi oggi, potrebbe non perdersi dei pezzetti per strada. Quali pezzetti? I pezzetti, per dirla con le tue parole, della personalizzazione, i pezzetti del qualitativo, del non facilmente riconducibile a criteri logico-quantitativi, ok? A numeri, no? Sarebbe possibile. Il problema è storico, il problema è quando teniamo in conto il contesto. Il contesto è fatto di allocazione di fondi, di risorse di ricerca, e diventa più facile validare determinati approcci, meno facile, più costoso, più complesso validarne altri. L'hai fatto il doppio cieco? Ce l'hai il gruppo sperimentale, il gruppo di controllo? Ok, io però qui ho a che fare con adolescenti che hanno fame perché a casa c'è poco da mangiare e si parla di Milano. Quindi, cioè, le mie risorse in questo momento non le posso mettere per creare un gruppo di controllo e un gruppo sperimentale per validare il mio approccio. E poi è talmente complessa e porosa la situazione che fatico a isolare un setting di riferimento, un setting sperimentale degno di questo nome, minimamente traducibile con un po' di benevolenza, magari, ai rigidissimi criteri della validazione medico-scientifica. Quindi il momento storico che viviamo e i casi storici dell'applicazione di queste forme di cura, di queste forme complementari, condanna una fetta enorme ad aspettare fuori, ok? E quindi ad aspettare fuori rispetto ai meccanismi di validazione. Con, nello stesso qui ed ora storico, fior di dirigenti medici che capiscono benissimo il potenziale, e quindi sono contenti, a loro va bene, hanno ottimi rapporti con il musicoterapeuta che viene nella loro struttura, il quale fa un'operazione interessante, poi chiudo, lascio la parola anche a Paolo, fa un lavoro interessante di dialogo anche per esempio con la processualità della diagnosi. No? Paolo parlava di processo, no? A un certo punto hai detto questa parola che no, non sei un certo tipo di professionista se a un certo punto la parola processo non esce dai discorsi che fai, infatti puntualmente è arrivata. A volte un valido terapista espressivo, musicoterapeuta in questo caso, mette in un'ottica processuale elementi della pratica mainstream come appunto la diagnosi. Demenza anche in uno stadio terminale, Alzheimer, zero deambulazione. Zero autonomie, disgregazione del sé, pochissime risorse. Ok, mettiamo tra parentesi, leggiamo la cartella, studiamola, però a un certo punto proviamo a fare qualcosa. In questo atto del provare a fare qualcosa c'è un tentativo di ingrandire, zoomare nelle maglie di quella diagnosi per vedere ancora che cosa può
può essere interpellato mettendo al lavoro altri tipi di linguaggi, altri tipi di mediatori. E questo un medico lo sa benissimo. Sa benissimo che il musicoterapeuta fa quella cosa lì. Okay? Quindi vedo un attimo che il musicoterapeuta fa quella cosa lì. Okay? Quindi vedo un rischio di scissione tra le pratiche, e sono pratiche fortemente compenetrate, e mi sembra anche con felici casi di integrazione. Io da quando ho studiato la musicoterapia, una delle cose che mi è sembrato subito di osservare da etnografo qual era che non si trattava di un set di saperi alternativi. Non ho mai colto l'alternativa, ma ho sempre colto forme storiche di integrazione, di farsi dentro, di farsi prossimi. E invece, dal punto di vista della validazione, vedo quelli che sono i problemi strutturali posti da un'asticella che posta molto in alto, dal punto di vista sia oggettivo, anche dei costi, no? Ma anche epistemologico, nel senso che i criteri sono quelli. E diventa difficile per un sapere debole, ibrido, interdisciplinare, un pensiero debole, quello delle musicoterapie, delle terapie espressive, non ha la forza dialettica di interloquire con criteri così chiari come quelli del quantitativo. È perdente, ok? Perché sì, la complessità, la costruzione dell'esperienza, cioè alla fine è vago, è generico rispetto alla precisione di cui è capace invece il linguaggio. Quindi lì vedo una sfida proprio strutturale forte. Non so cosa ne pensi tu. Se il discorso con cui abbiamo cominciato era vasto, questo lo ancora di più. Ma adesso faccio, insomma, un po' di provocazione la faccio anche io. Non lo so se è così essenziale per la mia vita essere incorniciato dentro al modello evidence-based. Perché io vengo dalla musica, non so spiegarlo. Cioè, probabilmente questo pensiero di necessità è fortissimo per chi arriva dalla clinica, perché per anni, anni, anni chi si è cresciuto nel clinico ha respirato il sacrosanto bisogno di avere un riferimento certo, ripetibile, comunicabile. Ma se tu vieni dalla musica, questa cosa non ce la puoi avere, non c'è niente da fare. Io ti assicuro, ce l'ho messa tutta per infettarmi di evidence-based, ce l'ho messa tutta. E insomma, nel senso romantico, riesco ad avere una sufficiente consapevolezza della lingua per riuscire a parlare con le persone che praticano Questo questo linguaggio. linguaggio. Ed è bellissimo, perché siamo complementari. Io vedo soprattutto gli studenti, ma perché anch'io da piccolo ero così. Quando ho cominciato a studiare musicoterapia, venivo dalla musica, mi sembrava che la musicoterapia fosse il santuario del potere. Come se sono musicista, ti entri dentro la terapia e wow, improvvisamente, invece che prendere 12 euro a fare ripetizione del pianoforte, ne prendi 50 perché fai terapia. Questo nella mia testa di diciottenne c'era. C'era questo. E quindi io ho masticato, ho smesso addirittura di suonare per tanti anni per studiare l'altra sponda, cioè l'altro mondo che era là, affascinante, sotto i raggi del sole, che diceva vieni da me, vieni da me, vieni da me. E io ci ho provato davvero, eh. Ma più mi avvicinavo, è successo un effetto paradossale, più mi avvicinavo, più sentivo nostalgia di quello che non facevo più. Ad un certo punto io, dopo la prima laurea, mi ero iscritto come seconda laurea, la prima laurea era una laurea da ricchettone, insomma, danza a Bologna, una specie di musicologia negli anni Ottanta. Va bene. Poi ho detto faccio una roba seria, mi iscrivo a psicologia. Ho fatto metà esami del vecchio ordinamento. Dopo un po', ho detto,
Stavo poi, ho detto, ma non suono più. Sono anni che non suono più per studiare tutte queste parole, tutti questi libri. Non suono più. E quindi ad un certo punto ho detto, va bene. Ho capito. Faccio musicoterapia da quella parte di là, cioè dalla parte della musica. E ho tanti amici, ma amici veri, non amici per modo di dire, che fanno musicoterapia dalla parte clinica. E andiamo a bere birra insieme e a mangiarci la pizza insieme. Questa cosa io lo so che rappresenta una cortina di nebbia per il giovane che comincia questa carriera, perché il giovane dice: va bene, ma io dopo da grande cosa farò? Dove sto? Io mi rendo conto che lo sforzo che devo fare io è rispetto ai giovani, perché ormai la mia strada, la mia galleria l'ho scolpita in questa montagna buia, capite? Cioè, ma devo pensare che chi arriva dopo di me dovrebbe trovarsi qualcosa di già aperto. Cioè, non è possibile che dopo 50 anni di musicoterapia in Italia un giovane abbia le stesse identiche domande che ho avuto io per 30 anni. Non è possibile. Non abbiamo. È vero, no? Cioè, Christian Gold, che è una delle persone che più si è occupato della Cucrei, ha scritto, messo insieme, ha fatto. Qui in Italia abbiamo un paio di ricercatori importanti che stanno collaborando, ma non c'è un percorso formativo per il ricercatore in musicoterapia. Non esiste. Ci baciamo le mani che ci sia un percorso formativo per fare musicoterapia. Quindi capite che la ricerca, quando c'è nel nostro paese, è o autofinanziata per grande passione, perché la persona che ha completato il suo percorso di studi ha anche la voglia di fare ricerca e E si quindi immola. si immola, ok? Oppure c'è qualche istituto di ricerca che è gestito da qualche illuminato, da qualche persona che intravede anche nelle humanities, nelle arti, la possibilità di essere verificate, e chiama dentro qualcuno, dice: dai, ok, tu ti occupi di musicoterapia, vieni che facciamo della ricerca. Ma sono casi rarissimi, cioè sono eccezioni che ben venga ci siano nel nostro paese, ben venga, ma non riusciamo a moltiplicarle. Quindi tu vai a lavorare, presenti un progetto di musicoterapia. Se ti va bene, ti fanno fare 6 mesi, forse un anno, dipende, ogni struttura si gestisce a modo suo. Devi sperare che non ci sia il Covid, perché appena c'è il Covid ti lasciano fuori per 11 mesi e tu sei lì a casa a dire: oh signore, che cosa faccio adesso? E ti danno quello che ti danno, ma va bene, si prende quello che c'è. Non puoi pensare di fare anche ricerca, cioè non ce la fai, non ce la fai. È già tanto se ti permettono di partecipare alle riunioni d'equipe della struttura. Cioè, per chi non è nell'organico, è fantascienza pensare che ti paghino un'ora al mese, 2 ore al mese, dove tu partecipi nella programmazione, dove tutta l'equipe si incontra per parlare di quelle persone con cui tu fai musicoterapia. E questo è tristissimo, perché chi fa musicoterapia, io lo definisco, è un animale d'equipe. Noi non siamo dei solisti, cioè noi viviamo proprio perché viviamo in gruppo, portiamo il nostro pezzettino dentro l'equipe, ed è bellissimo quando accade, perché ogni professionista dice: wow, io ho visto questo, tu hai visto questo, tu hai visto l'altro, e nello scambio si progredisce. Non mi ricordo più perché sono arrivato con questa roba qui, ma Una cosa io sperando che mi sentono anche da casa. Nel senso che sono fondamentale ma opposto. No. La consapevolezza della complessità delle fonti crescita, di trattamento, non la possiamo chiedere ai giovani, come essere noi a dire: io faccio psichiatra, sì, io faccio la ricerca sulle citochine, sì,
io penso che un gran romanzo sia una forma di trattamento. Devo tenerlo insieme io, questa cosa. Non posso aspettarmi che lo faccia. Invece, in attesa che il giovane possa sviluppare ciò che è necessario per la gestione di questa complessità, io devo probabilmente, in questo dobbiamo, si richiama a anche dei doveri rituali istituzionali, io devo prevedere un formato di uno spessore adeguato, ma di una semplicità e scammaticità adeguata alle aspettative del ventenne. E dunque, con tristemente accettando l'inevitabile semplificazione, riduzionismo, vogliamo, sì, si perderà, si perderanno, ma io temo che si rischi di perdere molto di più rispetto dei persi, strada, l'obiettivo della strada, perché la strada non la conosco, solo lamenta, è quella di individuare delle forme higher education in cui il ventenne che va agli open day trovi anche questa casellina. E questa cosa Sta a noi. sta a noi. Anche perché la casellina poi, rispetto a una lancia nel cuore dei giovani, Salute. la casellina, se si assume, ma non quelle stupidaggini, valore legale del titolo di studio, ma non questo, ma se assume una forma chiara e riconosciuta, come dire, porterà poi a una declinazione Certo. in organizzazione ampio e complessa, che sono quelle socio-sanitarie, che io credo alla lunga possa portare a una disciplina come la tua più benefici rispetto a quanti, è molto probabile, possono essere gli effetti collaterali dannosi di una schematizzazione. Io penso che l'università abbia questo dovere. Concordo, accetto. Sono disposto a tagliare, non so come Ci dire, a rinunciare a tante sono anche cose. quelli che dicevano che chi è che è quello che vuole tutto per non voler rinunciare a nulla è perverso, per cui No, questo è certo, non anche nella mia possiamo. testa. Bisogna arrivare a una confezione di questo prodotto, come dicevi Sì. tu, che salva il meglio, che prova a salvare il meglio. Poi, vediamo se Che saliamo. sia comprensibile Un processo anche da quello. quello. A proposito, no, di messaggi anche a chi ha la metà dei nostri anni, o anche meno, anch'io mi accodo e aggiungo la mia, che viene anche un po' dal background antropologico, no? Tutte le professioni di cura sono cittadine di una parentela molto estesa nel tempo, anche nella preistoria e nello spazio, in diversi contesti culturali, in lingue radicalmente altre dalle nostre. In ogni contesto la figura di un deputato alla cura di un delegato alla cura, dicevo prima, la società dice a questa persona occupatene tu con i tuoi saperi, con le tue abilità, è un universale culturale. Allora il tuo sguardo può essere anche, se riesci, se hai abbastanza coraggio e pace, a porsi sì, certo, in contatto con il tuo circostante, con le regole del gioco, delle professioni della cura e della loro formazione, ma anche in contatto con la consapevolezza che il cammino nel quale ti stai introducendo, che stai percorrendo per formarti, immaginandoti in un ruolo di responsabilità, di conduzione di attività, di guida nei confronti di altri, questo avviene anche per il maestro, l'insegnante, no? Anche quella è una figura
della asimmetria relazionale, no? In cui lo diceva Foucault, in ragione di un sapere che si presume tu abbia, acquisisci un potere che è una responsabilità, la responsabilità di dire due compresse una volta al giorno, il potere di dire lei è guarito, lei è dimesso, il potere di dire alzati, vieni interrogato, 30 lode. Sono poteri che si presume ancora oggi e vale che provengono da un sapere. Chi lo sa se tra 30 anni saranno poteri che provengano da una dotazione economica più che non da un sapere, chi lo sa? Sto anche un po' in mano a voi, come andrà il mondo. No? Per adesso vale ancora il sapere come criterio che dà la responsabilità al potere a chi vuole assumerselo. Allora, sappi che sei imparentata o imparentato con figure molto molto diverse, vestite con un camice diverso. The cloak of competence, diceva Bob Edgerton negli anni 60, no? Che indossi, no? Lo stetoscopio, il camice, ti siedi al pianoforte, imbracci la chitarra e sei la stessa persona che eri due minuti fa, ma non del tutto. Direbbe Constant Classen, una storica della sensorialità canadese, si attivano in te dei sensoria diversi. Faccio questo assist a Sensoria, che è l'associazione che organizza questa serie di eventi. Si chiama così proprio per questa cosa: il batterista che si siede a un strumento, lo psichiatra che entra nello studio, che riceve il primo paziente o che fa il primo giro della giornata. È la stessa persona che ha fatto colazione a casa, ma non del tutto. No? Allora, sapere che agiscono in te, si impersonificano attraverso te, attraverso la tua storicità, ruoli, funzioni, saperi che viaggiano e procedono da millenni nella storia dell'umanità, no? E che ci hanno distinto e in qualche modo staccato da uno stato animale, per prendersi cura. Ma anche il tracciare le orme sulla caverna, forse anche quella di Paolo, che lascia le sue orme, no? Di pittura, da dove nasce più spesso. Oggi sospettiamo che la causa principale dell'insorgere della scintilla creativa e artistica dipingere il bisonte sulle grotte di Chauvet 30.000 anni fa non sia, come c'era scritto nei sussidiari che studiavamo alla scuola elementare noi, per riti propiziatori, per sperare che la caccia vada bene, era un pensiero troppo complesso, forse semplicemente lo spavento, la paura, o magari il lutto per qualcuno che da quell'animale è stato ucciso, un compagno, un amico, un membro dello stesso gruppo. Sentimenti più semplici, più atavici, spesso il dolore. Il dolore è un motore potentissimo per spingere, forzare l'essere umano a farsi una ragione delle cose. Dottore, che cos'ho? Che nome ha il mio problema? Cosa mi dà? Oppure, Paolo, mi aiuti, voglio venire da te, voglio fare musicoterapia. Il bisogno di senso, di costruire una storia attraverso, intorno alla propria esperienza, che è un po' disruptive, un po' straniante. Non sono più quello che ero prima. Qualcosa è cambiato nel mio quotidiano, nel mio interno, nel mio intorno. Allora, questo alla fine è ciò con cui ti imparenti, sia che tu propenda per il linguaggio più qualitativo, espressivo, artistico, sia che comunque ti instradi verso quello un po' più clinico, scientifico e in qualche modo strutturato, informato da saperi un po' più forti. Ma il formato esatto prevede? Prevede, esatto, se ci sono domande... Contributi. C'è una questione come la musicoterapia, c'è quella passiva. Bravo. Io tra l'altro ero invisibile, una voce fuori campo, ma va bene. Domande, impressioni, contributi, riflessioni? Anche da casa, se volete scrivere in chat.
riempio il vuoto che era fastidio. Io faccio, sono universitario, ma sono un medico, per cui da quasi 4 anni e mezzo faccio il direttore del Dipartimento di Salute Mentale qua vicino, a Nord Milano. Ho trovato un bel dipartimento con tanta attività riabilitativa, tra le quali, per esempio, spicca, lo dico con soddisfazione anche perché non è merito mio, l'ho trovato, una convenzione con Brera sull'arte terapia. Per cui vengono i docenti, gli studenti, fanno i tirocini, facciano dei contatti con i maestri d'arte e via dicendo. Prima ho lavorato 10 anni a Monza, poi sono stato 10 anni in Inghilterra, tornando indietro. Sì. Ok. Comunque la sintesi, non voglio raccontare la storia della professione, però io faccio questo mestiere dal 90 e dopo quella volta lì, del 1985 ad Afri, io musicoterapia in tutti questi servizi in mezzo Europa non l'ho incontrata. No, ed è un... Parliamone. Esatto, cioè non l'ho incontrata e... mentre invece ho incontrato appunto l'arte terapia, ho incontrato pet therapy in abbondanza, teatro terapia. Noi abbiamo un bellissimo teatro a Cusano Milanino che ce lo danno in concessione e via dicendo. Però io non credo, perché secondo me, vogliamo essere propositivi, non può essere solo la sanità, la salute mentale che non è stata abbastanza vivace a cercare. Sicuramente noi siamo pigri, più che pigri noi siamo sommersi, per cui, però mi viene da dire che forse qualcuno è venuto a citofonare alla salute mentale. Mi chiedo, sono molto contento se domani qualcuno mi citofona, come si fa a fare in modo che anche altre forme possano proporsi? Non so, ecco, mi chiedo se ci siano dei motivi storici, organizzativi. C'è una domanda? C'è una domanda, poi. Bello. Mi forma una. Però devo chiedere una cortesia, se si avvicina, purtroppo la sentiamo bene in aula, ma se non si avvicina qua, non la sentono da casa. Povera, no, ma va bene. Anche solo qui vicino al tavolo, poi la sentono bene. Quello che volevo dire, che è bellissimo, è assolutamente riscontrato. E soprattutto io spesso quando tu sei quella che va con la chitarra nei reparti, no, magari anche, per carità, però per lo, cioè per la gente, diciamo, informata sull'argomento, spesso nei musicoterapisti veniamo visti come degli animatori. E purtroppo bisogna cercare in qualche modo, e questo naturalmente sta a noi musicoterapisti, alle scuole, alle università e a tutti i corsi che ci sostengono, diffondere il verbo, non so come dire, perché purtroppo c'è ancora tanta ignoranza, come sicuramente ci sarà ancora tanta ignoranza sulla disciplina. Esatto, quindi parliamo dello stesso problema, solo che la sua disciplina è più affermata perché, come dicevamo prima, ha delle evidenze scientifiche, perché si rifà tutta una... Perché serve. La mia disciplina ha questo problema, che ha una valenza, così non voglio divagare, ha una valenza anche di controllo sociale, quindi serviamo una società, bisogna far capire che serve anche la musica. Esatto. È vero anche che la psichiatria, oltre a servire
ha anche degli studi dietro che possono essere facilmente reperibili in rete. Se io vado a cercare che cos'è la musicoterapia in rete, mi vengono fuori 100 miliardi di definizioni, come dicevamo all'inizio, scusa, senza però arrivare ad un basamento scientifico della cosa, cioè qualcosa che mi fa dire questa è una verità oggettiva. Ovviamente non può essere una verità oggettiva, perché come dicevamo prima ci sono tutta una serie di cose che cozzano con l'evidence base. Medicine. Facciamo IB, andiamo fuori. Basata sulle evidenze. Insomma, quello che voglio dire io è che c'è ancora veramente tanta ignoranza e noi siamo sempre relegati all'animazione nei reparti, come per dire, ok, tu sei musicista. Anche io ho una formazione prettamente musicale, sono diplomata in conservatorio. Cosa fai nella vita? Vado, prendo la chitarra, vado a suonare nei reparti. Così. Cioè, sì, ovviamente. Solo che star lì a spiegare tutto quello che c'è dietro al mio, sì, anche andare a suonare nei reparti, ma con un criterio di un certo tipo, diventa veramente complicato e poi la gente si annoia, sbadiglia, comunque non ti ascolta. Quindi purtroppo c'è questo divario, diciamo, tra i psicoterapisti e comunque in generale tra le cure a livello mentale e la gente che non se ne intende, ma non per colpa loro, ma anche per colpa della società in cui viviamo. Comunque l'ambito psichiatrico è storicamente in ambito europeo è stato di gran lunga il primo accogliente. Esatto, il primo ad accogliere. Quindi è un dato contestuale quello che raccontava. Super, grazie mille. C'è una domanda, poi magari Paolo vuole dire qualcosa su queste sollecitazioni sia di Giuseppe che anche della giovane collega, ma leggo una domanda da Maurizio. Il musicoterapeuta, mi pare di capire, possa avere qualche difficoltà ad essere integrato nell'equipe medica, ad esempio nella RSA. Una domanda generica, no? Ma come viene percepito dai degenti o dai pazienti rispetto al medico ufficiale? Io avrei la mia risposta, ma lascerei la parola a te o anche al dialogo con voi, se avete... Il primo pezzo cosa diceva? Il musicoterapeuta, mi pare di capire, possa avere qualche difficoltà ad essere integrato nell'equipe medica, ad esempio nell'RSA. Ma come viene percepito dai degenti o dai pazienti rispetto al medico ufficiale? Allora, l'aspetto della difficoltà di integrazione nell'equipe medica... No, nel senso che dipende. È difficile, sì, dipende, insomma, è difficile riuscire a farsi retribuire il tempo che non passi frontalmente con le persone con cui fai musicoterapia, ma non mi è mai capitato di sentirmi dire no, tu chi sei, cosa vuoi, vattene, insomma, questo no. E l'altro pezzettino è... Come viene percepita questa figura rispetto al medico ufficiale? Dai diretti protagonisti, dai pazienti, dai degenti. Come normale che sia, come due cose diverse. Almeno, cioè, io spero che continui così. Cioè, io non voglio essere confuso con il medico. Certo. Non voglio essere confuso con il medico. Io posso dire una cosa? Sì. Qua i medici hanno un problema e sanno di averlo. Le condizioni di lavoro del personale medico infermieristico ogni anno che passa nella contemporaneità sono state soggette a procedure standard, mansioni che hanno in molti contesti di cura, di esercizio della professione medico-sanitaria, tolto tempo ed energia alla relazione diretta con i pazienti. E questo i pazienti lo soffrono, lo denunciano, lo vivono male. E in certi contesti mi è capitato di osservare che i pazienti privilegiano altri tipi di figure che non c'entrano niente col sapere medico-infermieristico, come appunto il musicoterapeuta o anche certe figure educative, il cui core business del loro mansionario è rimasto fino ad oggi un po' più centrato sul rapporto frontale con l'utenza. Memorabile per me
la frase di una signora, di una RSA in cui ho lavorato per 18 anni, che parlando dell'equipe, dello staff medico-infermieristico, mi dice: io finora, in questo primo anno di vita, ho solo conosciuto delle gran schiene, cioè persone che ti girano le spalle perché devono correre da un'altra parte, devono correre da una stanza all'altra, devono fare altro. Okay? Quindi qua è un problema non di sapere medico-scientifico, ma che certi aspetti della professione, per esempio medica, come professione di relazione di cura, siano messi in crisi da certi assetti proprio organizzativi, non da una carenza di sapere o di competenze. Cioè, poi che poi possa esserci il rischio che si atrofizzino certe competenze, non lo so, a furia di anche formare generazioni di medici che sono costretti a misurarsi con certe mansioni un po' più tecniche, un po' più burocratiche, un po' più statistiche, perché devi produrre anche una certa, devi essere produttivo anche come medico, mentre invece la produttività per un musicoterapeuta passa ancora in parte per altri criteri, ok? Quindi qua il problema non è di un sapere, ma di condizioni organizzative. Okay. Avvicinandosi proprio per chi è anche a casa. Ok. Allora traduciamo noi. Allora la domanda, sì, prego. Anche perché è ridotto l'ultimo pezzo. Allora, riassumo la domanda, che è una domanda sulla formazione in musicoterapia in Italia, per chi è a casa, e sollevando da una parte la difficoltà che l'attuale offerta formativa tipica che c'è in Italia impone agli studenti, che è quella di trovare dei contesti di tirocinio, e facendo anche un confronto tra diversi attori che offrono proposte formative in musicoterapia, sia in Italia, a parlato di conservatori, della differenza con i contesti formativi universitari, e poi il privato che c'è in Italia, e altri contesti fuori dall'Italia, per esempio in Sud America, in cui è più diffusa una cornice universitaria per questo tipo di formazione. Non so se volete dire qualcosa. Comincio, poi integrate, ma forse anche tra voi stessi potete integrare. Le informazioni che ho io sono che la prima scuola di formazione italiana in musicoterapia è quella di Assisi tra l'83 e l'85. Questo è il nostro punto di partenza. Ci sono stati altri momenti di informazione, tipo convegni, seminari, ma percorso formativo cominciamo negli anni 80. E fino al 2004, quindi è passata di strada, la forma prevalente di formazione per chi in Italia voleva diventare musicoterapeuta era accedere a uno dei tanti corsi privati di musicoterapia. Assisi è il più storico, il più conosciuto, perché è il primo che ha cominciato, ma siamo arrivati a una punta massima intorno al 97-98, che siano 50 scuole private di musicoterapia in Italia.
alcune poi sono sparite, altre hanno fatto un paio di cicli, poi sono state assorbite dal vuoto cosmico. Queste scuole inizialmente facevano un percorso formativo ognuno diverso, cioè ogni scuola si era imbastita il suo programma. Negli anni 90 c'è stata la tentativo magistrale di un musicoterapeuta che oggi non c'è più, che è Gianluigi Di Franco, di fare un protocollo formativo che è stato condiviso da alcune scuole ma non da tutte, quindi alcune scuole aderiscono a questo protocollo formativo, altre hanno continuato a fare il loro percorso privato a tutti gli effetti. Sono comparsi negli anni alcuni atenei che hanno provato a fare dei master. Cioè, non è che l'università è rimasta assente completamente, ci sono stati dei rari casi di master annuali fatti un po' così a pioggia, senza continuità però in alcune università. Poi, come vi dicevo, nel 2005 per la precisione, il Ministero autorizza due conservatori, il Conservatorio dell'Aquila e il Conservatorio di Verona, a provare ad attivare una formazione dentro il conservatorio, cosa che non era mai successa prima, perché se, al di là di quella privata, se si era provato a parlare di formazione, si era provato nell'università con i master. Questo era un biennio che il ministero ha autorizzato, è stato autorizzato quando ancora non c'era l'obbligo, come c'è adesso, di declinare ogni materia con un codice, un numero di crediti, un numero di ore corrispondente per una frazione particolare di calcolo tra ore e crediti. Oggi è così. Quando sono partiti i corsi nel conservatorio nel 2005 non era così. Quindi genericamente c'erano delle gruppi disciplinari con delle diciture più o meno vaghe, con un'indicazione oraria di massima, ma senza la possibilità di avere un codice legato a una declaratoria che facesse in modo che lo studente potesse chiedere che quella materia gli fosse riconosciuta in un altro percorso universitario o in un'altra scuola, cosa che invece per l'università è assodata, sacrosanta, diciamo così, è giusta. Questa realtà, scuole private e conservatorio così, non ancora super organizzato, non a standard, ha implementato la confusione che c'era, ed è quella che lei ha riferito, no? Non si capisce bene, scuole private, conservatori, ma i conservatori quante ore fanno? Ne fanno di meno dell'università? Ma che cosa sta accadendo? Diciamo che da novembre prossimo, quindi l'inizio del prossimo anno accademico, questa situazione, posso dirlo, non incrocio le dita, finirà, non è una speranza, è una certezza. Comincerà finalmente una nuova era per la musicoterapia, per la formazione della musicoterapia, perché il Ministero nel dicembre dello scorso anno ha finalmente autorizzato con un decreto, il numero non me lo ricordo, 2905, ha finalmente autorizzato i conservatori ad attivare un biennio a tutti gli effetti di secondo livello, quindi con la stessa quantità di ore e di crediti di un qualsiasi biennio universitario. Punto. Quindi questa cosa che lei ha detto è valida fino a ieri, ma non sarà più valida da novembre in poi. Abbiamo aggiunto un pezzettino. Prego. Non puoi accedere. Puoi accedere solo. Stavo per dire, ma nel suo caso non è così. No, infatti. Appunto, non stava parlando per sé, quindi stava parlando in generale per amici e amiche con cui condividere.
riassumo anche per la registrazione, perché poi se no non si sente dal pubblico. Se posso chiedere il nome, Federica solleva il problema che le specialistiche che nascono in ambito conservatoriale portano con sé dei criteri di ingresso che spostano ancora una volta quella ricerca di equilibrio che tu stesso dicevi all'inizio, più verso chi ha un background musicale strutturato, formalizzato dai famosi standard. Non è proprio così, però sono disposto a rivedere la mia idea se ho interpretato male quel decreto. Quello che ho capito io è che questo decreto prova a bilanciare la fisiologica difficoltà in ingresso quando ci sono titoli dal punto di vista clinico, dal punto di vista musicale. Tant'è che il tavolo ministeriale che ha prodotto questo decreto è arrivato a un compromesso, perché l'idea era di offrire comunque un biennio superiore, quindi non un triennio, per logiche legate a infiniti giri politici che adesso non sto. Quindi il ministro diceva: facciamo un biennio, non facciamo il 3 più 2, facciamo solo il 2. Questa è la punto di partenza. Dopodiché ha detto: ma siccome dobbiamo compensare diversi background, mettiamo dei crediti come prerequisito. Quindi, al di là dei titoli d'accesso che sono una cosa, chi si vuole iscrivere a questo biennio deve ottenere, poter dimostrare di avere 48 crediti che sono distribuiti in tre aree diverse: clinica, musicale, musicoterapica. Clinica vuol dire psicologica medica. Per far sì che chi è solo un musicista debba prima di iscriversi fare qualcosa per cominciare a masticare qualcosa di clinico. E chi è solo clinico debba prima di iscriversi al corso fare qualcosa per masticarlo dal punto di vista strumentale. Per entrare ci vogliono 48 crediti. Sì, che sono È un recuperati, prerequisito. è un prerequisito che prevede che questi 48 crediti siano prendibili tranquillamente dal triennio che ha fatto psicologia, Sì. tutto il mondo, cioè molte delle materie richieste, dei codici richiesti vengono da lì. Chi ha fatto il conservatorio ha fatto i 24 crediti che sono stati fino adesso uno dei prerequisiti per poter insegnare poi nella scuola, ha già fatto molte di quelle materie. Cioè sulla carta, visto così, sembra una cosa impossibile. Ma se poi si analizza caso per caso, si può Io fare. non so se è possibile che non ho le competenze, però mi spiego per in termini tecnici. Certo che non hanno fatto la triennale. 48 crediti sono una triennale Un praticamente. altro, cioè è come se fosse quasi un altro anno, perché sono 60 crediti l'anno. Vabbè, io ragiono sui miei perché il nostro. Sì, diciamo che Prima era il è un po' contrario. escludente, sì, Prima era il diciamo. contrario. Quando Eccessivamente. c'era Sisi, chi ha fatto la formazione ai miei tempi? Sì, c'è sempre Federica che appunto, no, sto spiegando perché c'è appunto ancora qualcuno collegato da casa, anche se si sta facendo anche una certa ora, lo dico come emozione d'ordine. Effettivamente questa formula della magistrale introduce dei criteri che sono oggettivamente più escludenti e esercitano, producono un effetto quasi paradossale rispetto alla situazione piuttosto sfumata e a larghe maglie che c'era prima. Probabilmente è necessario recuperare, no, una gradualità di offerta formativa che tenga d'occhio anche le specifiche della professionalizzazione, perché una magistrale è un tipo è un oggetto formativo che proietta verso un certo livello di spendibilità professionale, sulla base di una costruzione scientifica che è specializzata, che è approfondita, che si costruisce su una base solida già preformata, che nel panorama italiano in realtà forse ancora manca. Le esperienze dei master sono state piuttosto puntiformi.
dal punto di vista curricolare, per quello che è l'esigenza stringente anche di, dei curricula internazionali più diffusi, come dire, trasversali alla gran parte delle nazioni che hanno una formazione professionale di figure di musicoterapisti che sono anche nella maggior parte dei paesi, altro temone, figure riconosciute anche come figure paramediche, cosa che ovviamente in Italia è fantascienza, è molto lontana ancora dall'essere anche solo introdotta sul tavolo politico, no? e di design delle strutture di formazione. Dicevo, il master di primo livello è già un prodotto formativo ad hoc, che in termini di monte ore, di struttura del curriculum, riassumendo in un'annualità a tempo pieno, svolge il lavoro che svolgevano e svolgono tuttora le triennali ai trienni privati. È sbagliato dire le triennali perché sembra una laurea, sono dei trienni privati svolti nei weekend, neanche tutti i weekend. Il monte ore è quello di un master di primo livello. E quindi, come dire, è necessario probabilmente continuare a lavorare su una progettazione che completi, che integri, che dia anche delle opzioni di scelta. Per esempio, il player rappresentato da un conservatorio continua ad essere un player che gioca facile, gioca in casa, nella messa in campo di professionalità formative di tipo musicale, mentre deve integrare, no? Interfacciandosi con altre strutture, con altre sorgenti, professionalità formative di ambito clinico, di ambito musicoterapeutico, eccetera, eccetera. Dico una cosa che non mi competerebbe, però la dico lo stesso. Noi siamo un ateneo generalista, ma se non le fanno gli atenei generalisti... qua c'è una sintonia che sta nascendo. Dobbiamo parlare del... No, è vero che noi ci abbiamo in pancia tanta roba che non c'è, molto probabilmente della potenzialità. Eh sì, perché ci sono eccellenze mediche, ci sono eccellenze psicologiche. Finale, però poi, come dire, si può fare anche dell'altro. Eh sì, quindi forse possiamo avviarci alla conclusione di questo incontro immaginando di scriverci, di sentirci ogni tanto e di continuare questo dialogo magari anche sulle ipotizzabilità future, prima di andare in pensione, prima dell'ennesima riforma. Quindi vedete voi. Grazie. Io grazie, se non ci sono per l'opportunità, ecco. È stato un pomeriggio diverso e molto piacevole dal punto di vista personale, perché professore è stato un dono la presenza di, a parte di un professore di chiara fama come professor Carrà, anche di uno psichiatra così aperto al dialogo e a uno sguardo critico e estremamente strutturato, di spessore, mi sento di dire. Cosa ne pensate? Dimo. Anch'io, concludo con un ringraziamento a voi che siete rimasti qui ad ascoltarci così attenti con questo caldo, a chi è da casa che ci segue, che ci ha salutato, chi ha dovuto scollegarsi, ringraziando. E anche per me è doveroso un ringraziamento a Leonardo, perché questa è la mia prima, come posso dire, uscita, il debutto in società milanese, nel senso che sono arrivato a Milano nel pieno momento del Covid, dove tutto era chiuso, tutto blindato, tutto deserto, e adesso che è cambiata la stagione, ci stiamo finalmente abbassando le mascherine, mi manda una mail Leonardo, dice: facciamo questa cosa, vuoi venire? Tutto. Come no, assolutamente sì. Quindi grazie a voi, è stato veramente un regalo. E interrompiamo la nostra registrazione salutando anche a chi fruirà in asincrono. Arrivederci. E...